1611, AD 20 agosto, fecit fieri Stefano Gior. Cioè il 20 agosto del 1611 Stefano Giorgetta lo fece costruire. Sono un artista di crotto, gusto il vino e non bevo di botto. Qua sono dei posti abbastanza freddi, rigidi, l'inverno non arriva a temperature bassissime, però arriva sugli 7, 8, 10 gradi, anche sotto zero. E quindi si sono create queste piccole stue, dove ci sono dei camini, c'è il cammino come era una volta. Forse una volta avevano solo focolare, noi adesso li abbiamo un attimino rimodernati, abbiamo qualcosa di accogliente con il cammino, col fuoco. L'inverno è bellissimo stare in compagnia e passare una serata a raccontarsi un po' come è la vita di uno o dell'altro. Spirito del crotto, esci fuori con un soffio. Il crotto, come era negli ultimi anni del 1500. Lo spirito del crotto. Chino, tino, vino e potremmo già essere abbastanza contenti. Oppure potremmo andare a scomodare filosofi del passato, la fenomenologia dello spirito. Non è il caso. Parliamo della trilogia dello spirito del crotto. Il primo spirito è sicuramente quello inteso come soffio, il sorel, questo vento sotterraneo che ha permesso poi tutta l'avventura e la dinastia dei Crotti. Poi c'è il secondo spirito, lo spirito di aggregazione, lo spirito di compagnia. La gente si trovava qui, tagliava giù un toc de salam e poi dopo cominciava beven vin, beven du, conta sulla storia, come va la menga, e si tirava notte. E poi c'è il terzo spirito, lo spirito di vino, lo spirito che è dentro la bottiglia. E lì bisogna vedere la gradazione. Cosa, ogni volta che entro guardo se c'è qualche visitatore a quattro zampe, controllo se è tutto a posto. Questo crotto è sempre rimasto così, forse c'è qualche armadio, qualche contenitore dei formaggi in più, è scomparsa qualche botte per far posto agli armadi, ma il crotto è sempre come una volta, del 1575. Ma il segreto di un crotto, prima di tutto, tenerlo sempre chiuso, sempre pulito, e guardare che il sorel funzioni. Il sorel è quella corrente d'aria fredda che viene dalla montagna, attraversa sotto le rocce, passa in zone fresche e viene a sfogarsi nel crotto. I salami, essendo il crotto un frigo naturale che ai tempi si usava tutto l'anno, il crotto è sempre rimasto tale quale. I salami rimangono sempre morbidi, con l'umidità giusta, di modo che sono più gustosi, non seccano e hanno tutto un altro gusto, sia il salame che anche il vino.